Fare conti con l'ambiente 2014, prima conferenza in Salabini, la bonifica dei siti contaminati, strategie e sistemi europei a confronto per una nuova economia territoriale. Siamo con la dottoressa Donatella Giacopetti, Unione Petrolifera. Di cosa tratterete questa sera e nello specifico quale sarà il suo intervento? Allora, il mio intervento è un intervento che porta la testimonianza del settore industriale in un tema così complesso come quello della bonifica. Come settore petrolifero, diciamo, abbiamo partecipato all'attività della bonifica dei siti contaminati da quando sono gestiti a livello nazionale, dall'inizio, perché comunque come impianti industriali abbiamo una storia e dobbiamo fare i conti col passato e soprattutto organizzare per mettere in atto una duplice attività, quello di gestire le contaminazioni passate, dove ci sono siti in esercizio con attività di contenimento e bonifica dove è possibile, ma soprattutto misure di prevenzione, perché ovviamente una volta che si tiene in conto certe attività bisogna cercare di prevenire il più possibile future contaminazioni. Certo. Quello di cui parlerò oggi è una richiesta di semplificazione delle procedure, di una connessione delle attività, soprattutto con l'uso del territorio, perché come settore petrolifero, diciamo, rappresento grandi siti industriali come raffinerie, ma anche punti vendita. E punti vendita sono tanti, vanno dismessi, più o meno sono tutti uguali, quindi standardizzare le procedure dovrebbe a brevissimo essere pubblicato un decreto del Ministero dell'Ambiente, va proprio in questa direzione. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. Grazie.